Parleremo di vecchio West, di country, di balli di gruppo e quant'altro oggi perché abbiamo ospite una insegnante di danza di un'associazione sportiva che si chiama Palma d'Oro. Vado subito a presentare Francesca Fanini. Buon pomeriggio, Salve, buon pomeriggio. grazie di essere qui. Grazie a voi. Faremo una disamina di questo ballo, anzi di diverse tipologie di ballo legate al country che stanno prendendo piede, ma parleremo soprattutto di questa che non è soltanto né una musica né un ballo, ma quasi una filosofia, uno stile di vita Assolutamente sì. del vecchio West. Oltre a Francesca Fanini, forse avrete già intravisto tre splendide ragazze che sono appunto delle allieve, fanno parte appunto anche della SD Sì, Palma sì. d'Oro, che io farei presentare direttamente a Francesca. Allora, noi abbiamo qui Elisabetta, che praticamente sono tanti anni che mi segue e in questo percorso, quindi Magari se adesso. prende il microfono Elisabetta e saluta. Ciao Elisabetta. Salve a tutti, sono Elisabetta e è da anni che seguo Francesca in questa Avventura. fantastica avventura e ci siamo innamorati praticamente, quindi non riusciamo a... Non di me. No, del Si è country, innamorata del proprio del country. country. Del Sì, ballo. e quindi... E lei il suo nome di battaglia? Allora, il suo nome di battaglia. Lei è Wild Angel Abruzzo Teramo, Ecco. quindi il nome di battaglia. Evitiamo. Scherzando, no, evitiamo. Poi abbiamo Sharon che ha iniziato da Salve a poco, tutti. però lei è nel ballo, cioè da quando è nata, si può dire, Da quindi quando ha ero fatto un po' di piccolina. tutte le discipline, da danza classica moderna e poi nel folk, danza del ventre, tarantella, pizzica, di tutto e di più. E adesso nel country sta aprendo a Pescara, Wild Angel Pescara, Abruzzo Pescara. Ecco, poi spiegheremo Wild Angel perché ancora non entriamo Sì. nel discorso, poi E abbiamo poi abbiamo Francesca. Francesca che Salve. lei ci aiuta, è un'altra importante pedina nella scuola, una colonna. Perfetto. Quindi. Ognuna di loro, anche lei, ha un nome di battaglia che prima abbiamo Ma lei è comunque ricordato. Francifà, lei è la nostra Francifà, lei è la Francifà. dolcissima, carinissima Francifà. Noi Bene. poi scherziamo chiaramente all'interno del gruppo, sempre in allegria, è molto divertente scherzare su Calamity Jeans, Calamity Sì. Short, Questi Calamity nomi Bell, molto però sì, ma western. sì. Allora, la passione per La il vecchio passione. West, quindi per il country, e dobbiamo partire un po' da questo perché Sì, questa associazione sì, la nasce con questo passione. scopo. Sì, la passione per l'associazione ha anche altre discipline, soprattutto altre discipline. Noi ci siamo ricavati questo spazio qualche anno fa quando ci siamo innamorati della country western dance, che non è solo line dance, perché è Ecco, anche. spieghiamo cos'è la Allora, line che cos'è la dance. line dance? La line dance è il ballo quando una serie di ballerini in fila. E per file e per righe, diciamo, ballano tutti quanti la stessa musica con gli stessi movimenti. È una Quindi sorta di è ballo una di sorta di gruppo. ballo di gruppo. Sì. Comunque, il ballo di gruppo inteso come è normalmente inteso è un fenomeno anche abbastanza locale, nel senso che ognuno balla la propria tarantella in funzione del coreografo di una scuola che decide di fare delle coreografie, delle amalgamazioni di passi, movimenti e quant'altro. Invece il ballo country ha come particolarità il fatto che è una disciplina internazionale, quindi ci sono dei coreografi che scrivono le coreografie su dei pezzi musicali, dei brani, sempre. Country e non solo però, e quindi li depositano in un diciamo contenitore tipo SIAE, grosso modo,
E tutti quanti nel mondo, rispetto a un genere musicale o a una canzone, una musica, un brano musicale, si fa quella coreografia. Quindi se noi balliamo un, tra virgolette, touche push in Ascoli Piceno o a Corropoli o a Sydney o a Parigi o a dovunque, a New York, è sempre lo stesso. La stessa coreografia. Allora, questo è un genere ovviamente nato internazionale ma nato negli Stati Uniti, conosciamo tutti, che però adesso sta prendendo piede anche in Italia, magari adesso nel centro un po' meno, però so che è partito nel nord, c'è già nel nord con le basi americane, con l'insediamento delle basi americane in Italia. C'è stato poi la divulgazione di questo genere musicale insieme al boogie, insieme al rock, insieme anche al country, e per cui la western dance nel nord Italia come anche nel sud Italia, perché in Sicilia per esempio ci sono delle scuole quotatissime e ce ne sono almeno due o tre, quindi insomma importanti, poi ce ne saranno anche di più, però importanti ce ne sono diverse, e per cui adesso man mano si sta spostando anche nel centro Italia, certamente sì. E la vostra associazione è a San Benedetto comunque come la sede? La SD Palma d'Oro, di cui facciamo parte, è a San Benedetto. E i Wild Angel come scuola, come ecco, spieghiamo, ecco. I Wild Angels è una scuola proprio, che Wild Angel a livello nazionale è un praticamente a livello nazionale la nostra fondatrice è di Reggio Emilia, Isabella Ghinolfi. Il marchio Wild Angel connota delle scuole che fanno parte di varie SD, che però nel country si ritrovano tutti quanti sotto il marchio Wild Angels, quindi stanno in Liguria, sono in Emilia, in Romagna, nelle Marche Nord, Marche Sud, che siamo noi, Marche Centro, che è Macerata, poi Puglia, Abruzzo, e quindi insomma ecco, abbastanza. La regia ha trovato il sito proprio del questa scuola si chiama appunto Wild Angels, Angeli Selvaggi, e qui è un sito insomma abbastanza completo dove noi mettiamo tutti gli eventi che vengono fatti sul territorio italiano con animazione Bali Wild Angels, dove quindi c'è la possibilità per tutti i Wild Angels di scuola Wild Angels in Italia di ritrovarsi anche durante le vacanze o comunque di trovare un posto dove poter ballare, perché comunque noi abbiamo dei programmi che vengono fatti tutti insieme in modo da poter nei vari corsi, perché i corsi sono di vari livelli, quindi ci sono i corsi di base, i corsi intermedi, i corsi avanzati. Quanti livelli ci sono? Diciamo che ci possono essere dai 6 o 7 livelli, perché ci sono più livelli di base, più livelli di intermedio, più livelli di avanzato. Quindi chi arriva al settimo livello è mostruoso. Sì, ha fatto la saga di Harry Potter in pratica. 7 anni. E queste ragazze a che livello sono? Facciamo parlare un po' queste ragazze. Cominciamo da Francesca, che ha il microfono. Io sono un intermedio. Quindi sei a livello... Sono tutte di intermedio, praticamente. Tutte a livello intermedio. Sì, lei invece è la ragazza al centro, di cui non ricordo il nome? Sharon, mi chiamo. Sharon è abruzzese. Abruzzese. Vieni da? Io sono di Alba Adriatica. Di Alba Adriatica. Sì. Quindi ti sei appassionata a questo genere così, ma da ragazzina, ma soprattutto sei giovanissima comunque. Io ho 26 anni. 26 anni, sei giovanissima, ma fin da bambina, da ragazzina, ti piaceva questo stile? Allora, fin da ragazzina mi è sempre piaciuta la danza. Quindi la danza in generale. Sì. Poi, grazie a mio padre, che lui è un musicista country, mi sono avvicinata proprio a questo genere, a questo stile, e poi ho avuto il piacere di incontrare Francesca. Quindi mentre il papà suonava tu ballavi. Esatto, esattamente. Ho incontrato loro. E quindi è stato un colpo di fulmine e da lì ho iniziato il percorso. Ho capito. Che poi avete degli splendidi, tutti avete questi splendidi cappelli che sono poi quelli tipici. Beh, i cappelli, questi sono quelli che notoriamente utilizziamo per ballare, un po' tutti i ballerini country che usano questo genere di cappelli. Insieme. Sì, ma ci sono anche più leggeri, ci sono i vari tipi, anche i cappelli, ci sono più ariosi,
Questi sono quelli che comunque utilizziamo noi, si trovano sempre alle fiere, andiamo ai festival e ci divertiamo tantissimo. Perché vi chiameranno comunque... No, beh, ai festival ci si va per incontrarci tutti quanti con le varie scuole di tutta Italia e non solo, perché anche tutte dalla Francia, dalla Slovenia, dalla Svizzera, dall'Austria, dalla Germania vengono, e anche dal Belgio. Per cui vengono chiamati in questi festival anche degli artisti di livello internazionale, e quindi poi si balla tutti insieme, c'è un DJ set da tutta Italia, che sono dei vari DJ che sono in rappresentanza di varie scuole, e ci sono questi eventi legati spesso al cavallo, ma anche solo di ballo, e sono degli eventi fenomenali dove ci sono anche le gare, ma non solo, c'è di tutto. Quindi sono legate anche magari a questi festival che si vedono, legati al rodeo. Certo, sì. Quindi c'è la musica, c'è il ballo, c'è la monta. Sì, 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 a tutto quello che è l'indotto intorno al ballo e al cavallo. Ma c'è questo revival, questa passione che si sta sviluppando in Italia verso il country, come te lo spieghi? Io credo che ci sia il bisogno di tornare un pochino ai valori un po' più semplici, a una vita un pochino più legata alla natura, a valori un pochino più, diciamo, passatemi la parola, antichi. Cioè questo il ballo, ecco, stavo dicendo prima, il country non è solo ballo, ma è un modo per stare insieme, uno stile di vita. È un ritorno all'ecologia, è un ritorno alla natura, è ai valori semplici. Una carovana che si sposta per andare magari a fare un picnic, una schitarrata, si sta tutti insieme, ballano dai bambini ai nonni, passando per i genitori. Ed è un momento proprio di divertimento, di allegria, di leggerezza, in cui sì, per carità, poi ci sono le gare anche, ci sono, ma fa parte di un mondo che va oltre, perché comunque ci vuole anche quello, no? La disciplina sportiva, e quindi c'è l'agonismo, c'è di tutto, ma c'è anche soprattutto quel sano divertimento, quella voglia di stare insieme con leggerezza, con musica bellissima, perché la musica country non è mai uguale, spazia da vari diversi stili. Vedendo in questa esibizione, qui siete ad Ascoli. Qui siamo ad Ascoli, in piazza del Popolo, davanti Palazzo dei Capitani, per l'ADMO, è un'associazione per una cosa di beneficenza, stavamo in un parco, una grande emozione. Questo è proprio, credo, la line dance, è questa? Sì, questa è una line dance, perché appunto siamo tutti quanti in fila, e balliamo tutti quanti gli stessi movimenti con gli stessi tempi, con gli stessi passi. La line dance poi prevede anche cambi di direzione, poi la stessa coreografia viene riproposta su vari muri, cioè praticamente dividiamo grosso modo lo spazio tipo un orologio, ore 12, ore 3, ore 6, ore 9, per poterci orientare esatto. Altrimenti non ci si capisce nulla. Esatto, e quindi poi queste coreografie possono essere in funzione anche della difficoltà, più veloci, meno veloci, su quattro pareti, su due pareti, su una parete sola. Può essere questo che stiamo vedendo, questa esibizione, che genere di difficoltà? Allora, questa era medio-bassa, cioè anche vedi. Perché noi di solito tendiamo a far ballare tutti gli allievi, nessuno escluso, quindi cerchiamo di creare una esibizione con delle coreografie semplici, quindi di un base 1, poi di un base 2 per aumentare un pochino la difficoltà, poi magari ecco qualcosa di intermedio, che sono un pochino più belle le coreografie, perché sono con dei passi più difficili. Ecco, questo è il duello dei violini, Dancing Violins, sempre irlandese, perché beh, insomma, nel country c'è molto di irlandese, tantissimo, non solo, ma l'irlandese è sempre una musica che
che affascina tantissimo, piace a tutti, sicuramente si fermano tutti quanti quando sentono la musica irlandese. Con questi violini suonati sì, in quel sì, modo. Sì, assolutamente. Quindi. Poi vedremo anche un'esibizione, faremo esibire queste tre fanciulle, ma la base 1 parlavi, quindi il livello sì, base livello di primi passi. Primi proprio. Passi, quanti passi, di quanti passi consta? Oddio, i passi base sono di... Sono sì, semplici, comunque, subito magari riesci... Sono semplici, si inizia sempre... anche passi sempre, ma Roma non è stata costruita in un giorno, quindi noi possiamo arrivare ai livelli maggiori partendo sempre da un livello base. Allora, chi di voi tre vuole far vedere un livello base? Sì. Un 10 secondi. 10 secondi. Dai, un electric slide. Facciamo vedere. Allora, chi inizia? Allora, io voglio imparare a ballare. Allora. Entro nella scuola di ballo ASD Palma d'Oro, voglio imparare a ballare. Cosa imparo? Quali sono i primi passi? In un electric slide abbiamo per esempio dei passi semplici, laterali, di andata e ritorno con tre movimenti, esatto, che si possono fare o in lineari oppure leggermente più articolati. E poi abbiamo delle taccate che si chiamano poi in gergo ovviamente degli scaf, ma quando si inizia cerchiamo di decodificare diciamo il passo, cioè rendendolo semplice e cercando di tradurlo in un italiano corrente. Quindi lo spieghiamo, camminiamo in maniera lateralmente, poi tipo baciata, cose di questo genere, in modo che loro, cioè l'allievo, possa immediatamente visualizzare quello che deve fare. Poi, man mano che l'allievo prende un attimo di dimestichezza, allora cominciamo a dare il nome ai vari passi, perché poi comunque questi passi vanno chiamati e loro devono sapere a quale passo ci riferiamo con i movimenti di riferimento. Quindi, in linea di massima sono tutti passaggi di peso, sono tutti a destra, a sinistra, giri, però la combinazione di questi e la velocità di esecuzione fanno la difficoltà, perché comunque certo, alla perché fine... Certo, lei adesso ha fatto vedere insomma, questi passi, sì. Li facciamo anche rivedere, sì. Però sono, ecco, questo sono velocità, è un grapevine, sì, con uno scaff e una taccata, poi avremo degli step all'indietro e poi dei... Sì, poi anche la posizione delle mani, no? Perché il... Beh, ecco, la posizione delle mani fino a poco tempo fa era molto statica, cioè molto tenuta con questi con questi pollici inseriti nei passanti o nelle tasche. Invece adesso si tende a essere un pochino più sciolti, perché comunque il movimento delle braccia tende ad essere una componente molto importante nell'aiuto del movimento, nell'equilibrio. Quindi non bisogna essere rigidi. No, assolutamente. E poi non bisogna mai essere facinorosi, cioè in sala bisogna essere molto educati, c'è un'etichetta di plan four, come si dice, che quindi è la sala da ballo, che viene insegnata agli allievi, dove c'è il massimo della correttezza. All'interno si fa la line dance, intorno si balla il two step, per esempio il ballo di coppia o i cerchi o quello che sia, quindi ci sono delle regole anche per come si utilizzano gli spazi a disposizione. Poi ovviamente se più gli spazi sono piccoli e più bisogna essere rigorosi nell'attuare proprio l'etichetta di sala da ballo, perché non si può mai cercare di essere troppo esagerati a danni di chi sta ballando di fianco a noi, quindi botte a destra, calci a sinistra, si devono evitare assolutamente.
il ballo è anche compostezza, cioè eleganza. Quindi, anche, infatti il ballo country ha una sua eleganza, ovviamente. Assolutamente sì. Avendo il suo stile. Assolutamente sì. Ma in un ballo, cioè in una tipologia di ballo come land dance, quante persone possono ballare? Lì abbiamo visto un grande gruppo, cioè 30 persone, 40 persone. Beh, diciamo che quando si va nei festival ci sono anche 700-800 persone che ballano la stessa coreografia. Cioè una line insieme. Dance 800 persone? Sì, assolutamente sì. Abbiamo ballato anche i balli di coppia, si chiama il famoso chenching, che è una che è la chenching dance, che è, sì, è in cerchio, si balla in coppia e la caratteristica è che si cambia partner ogni volta che si ricomincia, sull'ultima battuta si cambia partner e poi si ricomincia con il partner successivo. Per cui, un po' quello che sì, vedevamo anche tipo, nei film americani, ma certamente, anche volte. Perché un po' lo square inglese, la quadriglia ecco. Francese, esatto, perché dicevamo prima l'influenza europea al ballo country, perché è un'Europa che si è spostata e quindi tutto quello che in Europa c'era di ballo. Per una questione di socializzazione, perché in America sono arrivati un'orda di europei, un popolo migrante proprio europea, ma non solo tedeschi, inglesi, quando erano gli europei italiani. Ad emigrare, esatto, ma c'erano anche greci, c'erano polacchi, c'erano russi, certo. E italiani. E sono arrivati in America con soltanto uno strumento musicale, dei sogni e magari ecco un amore lasciato a casa, e la musica country era un modo per farsi compagnia e per socializzare e per parlare di emozioni, e quindi la musica country è emozionalmente molto forte, cioè prende perché ognuno di noi ritrova un pezzetto della propria terra, dei propri sogni, delle proprie radici, quindi non è solo la musica irlandese, ma la musica russa, la musica greca, la musica, la polka, certo. Polacca, insomma c'è di tutto. C'è un melting pot. Sì. È un mix di tutto che poi si è miscelato con quello che è arrivata dall'Africa. Bene. Facciamo una pausa pubblicitaria, poi torneremo a parlare di questo e altro e faremo anche esibire le ragazze. A tra poco.
riesce a tenere i piedi fermi quando si sente la musica irlandese. Davvero brava, anche perché non si può spazio, sono riuscite comunque a... Ma loro sono abituate a ballare anche in spazi molto piccoli, perché appunto non sempre abbiamo la possibilità di avere grandi spazi, e poi soprattutto quando ci sono ballerini poco esperti bisogna riuscire a bisogna riuscire a ballare in spazi anche piccolissimi. Infatti sono state bravissime. Questo è un irlandese, comunque Costin, e comunque volevo dire che proprio con questi balli celtici che sono arrivati in America, poi si è evoluto nel tap, proprio nel tip tap, nella tap dance. Ah, il tip tap deriva dalle musiche irlandesi e scozzesi, che comunque dalle musiche, dalle balli celtici, che perché sono arrivati colpo di tacco, con quelle scarpe particolari che loro si erano portati, e che quindi hanno poi condizionato e influenzato la nascita di questa tap dance è venuta da questa danza. E troppo bella la musica irlandese, non fa star fermi, cioè non si resiste, che dicevamo fa parte fondamentale del country in generale. E comunque ecco, il country c'ha influenze di tutta la musica che c'era in Europa nell'epoca in cui appunto questo popolo ha migrato, e poi il ballo è nato proprio come linguaggio sociale, cioè nel senso che se io parlo una lingua e un'altra persona parla un'altra lingua, l'unica maniera è la musica e il ballo, perché altrimenti non c'è possibilità di comunicare. E quindi in questa America così, con il Klondike, con i ricercatori d'oro, con questi allevatori che vivevano anche in spazi molto grandi e molto quindi distanti gli uni con gli altri, hanno trovato attraverso proprio la musica e il ballo questo linguaggio comune. Stiamo vedendo intanto dal sito Wild Angels queste fotografie, un po' ritraggono i vari gruppi. Sì, i gruppi Wild Angel in Italia. Siamo tantissimi, ci ritroviamo di solito insieme anche ad altri gruppi in Italia come i Go West, i West Spirit e altri che sono... Ce ne sono tantissimi, oltre Wild Angels, vedo sì, assolutamente sì. I Wild Turkey che sono della parte del Friuli Venezia Giulia. Che richiamano un po' al nome del whisky. Ma soprattutto quando ci sono questi festival ci si incontra, per esempio c'è stato il festival a Pordenone del Country Christmas, che adesso poi ci si sposta tutti quanti a Cremona, e quest'anno infatti è stato l'ultimo anno, e c'è stato invece a metà maggio quello di Reggio Emilia, che è proprio gestito dai Wild Angels. Quindi vedo che nord sono tanti festival, i momenti per ma ce n'è stato uno, il Picenum Festival, l'abbiamo avuto 3 anni fa ad Ascoli, che era il nostro esordio, però qui nella zona insomma sono venuti ballerini da tutta Italia, però noi come locali eravamo ancora piccini, quindi abbiamo potuto partecipare per quello che potevamo, ma insomma 3 anni fa ancora eravamo una realtà un po' nuova. Diciamo, è stato un unicum quell'anno Sì, adesso prima o poi riproveremo a fare qualcosa, però intanto ci accontentiamo di andare alle varie festival della birra, Sagre, sicuramente anche in zona, in Abruzzo. Sì, i mercatini di Martinsicuro della domenica, noi la sera siamo gli artisti di strada, stiamo lì, facciamo ballare le persone con l'animazione, anche perché molte persone non sanno cos'è il ballo country. Allora bisogna anche un attimino far vedere che il country poi non è solo il ballo in linea, ma c'è anche il ballo in coppia, ci sono i balli in contra. Sono tante le coreografie. Sì, ogni anno sono circa una trentina, quindi andiamo bene. Sì. Che si evolve poi. Ma si evolve, ogni anno ce ne sono di nuovi del new country, ma ci sono anche
quelle un pochino più datate. Quindi c'è il che vecchio però sono stile, dei classici. C'è il vecchio stile, il nuovo stile magari. Diciamo che sì, poi ogni anno si inserisce qualche catalano che è uno stile un pochino diverso, perché noi balliamo la country western dance e poi c'è lo stile catalano che è leggermente diverso, è come parlare di salsa, ma la salsa è... c'è la portoricana, c'è la cubana, la catalano perché arriva proprio dalla Spagna, dalla Catalogna, sì, dalla Spagna, è un modo per ballare molto saltato, molto dinamico, con delle musiche molto belle, che di solito la western style lo balla con il two step, che è un ballo di coppia, mentre invece il catalano lo balla proprio saltando, grandi taccate, rumore molto... Ecco, stiamo vedendo un altro video. Sì. Questo è sempre line dance, dovrebbe sì, essere. Questo è sempre line dance, questo è coreografia Dr. Doctor. Qui siamo a San Benedetto. A San Benedetto davanti al Moretti, al Caffè Moretti, ex Florian, dove c'è la fontana proprio. Ci sono le ragazze che si rivedono. Sì, infatti, no, perché di video non è che ne abbiamo tantissimi, perché ci fanno tantissime foto, i posti sono tanti, abbiamo magari dei piccoli video che ci fanno i mariti che stanno seduti, magari il mio no, perché il mio balla, perché è maestro anche lui di country, quindi è maestro anche in altre discipline, perché noi abbiamo fatto questo percorso, ma ormai siamo approdati al country e nessuno ci toglierà, sì, perché moriremo con il cappello. Il microfono, prendi il microfono, così magari ti stavi guardando, No, stavo guardando il video. Non ti riconosci, non... No, purtroppo mi riconosco, quello è il problema. No, ma perché? Senti, ma hai parlato poco prima, com'è andata questa passione? Io praticamente è colpa sua. Perché praticamente è sempre colpa sua. No, ma perché io ho cominciato con il ballo sempre grazie a lei, perché mio padre andava a scuola di ballo da lei e mi ha detto: "Guarda, perché non vieni?" No, balli di gruppo sociali. E a un certo punto mi fa: "Perché non vieni anche tu?" Sono andata, mi sono innamorata del ballo, oltre che vabbè della maestra, che è normale, è impossibile innamorarsi di lei. E poi niente, siamo entrati in questa grande famiglia che è il country. Mi sembra di percepire che c'è molta armonia. Sì, no, siamo tutti una grande famiglia, siamo tutti amici. E noi siamo veramente. Quando non balliamo, comunque siamo sempre insieme anche. E che quindi è molto bello anche quello, la forza. Sì. Tutti gli allievi che entrano dentro la scuola praticamente vengono catapultati in questa sorta di scolaresca in gita fuori porta. Una volta che entri non esci più. Ci piace. Come dicevo, non è solo ballo, ma è un modo per stare insieme. È un modo di stare insieme. È un modo proprio per diventare amici, per conoscersi meglio, per stare proprio in allegria. È una sorta di contenitore dove gli affanni quotidiani si... li lasciamo un attimo fuori, e comunque ognuno di noi, se ha un problema, se lo mette all'interno di questo contenitore, tutti cerchiamo in mutuo soccorso di darci una mano l'un l'altro. È una carovana, sì, siamo anche noi dei pionieri. Senti, ma qualcuno di voi è andato in America? Qualcuno di voi ragazze, tu Francesca? Io ci sono stata nei tempi in cui non ballavo country, e me ne dispiace tantissimo, perché avrei potuto vivere la cosa in maniera molto più densa, molto più piena, molto più gratificante, e non capivo certe sfumature che adesso invece avrei apprezzato e le avrei fatte mie sicuramente. Avrei riportato un cappello proprio dall'America, stivali proprio texani magari, e invece così. Quindi sei andata in Texas in tempi non sospetti. Texas tanti anni fa, sono stata in Messico tanti anni fa. Ho vissuto quella realtà musicale di ballo, cioè, ma un pochino con più distacco. Invece adesso mi ci sarei immersa dentro proprio fino al collo. Sì, ma di e più. E voi in proprio... America vi piacerebbe andare? Prendete il microfono. Magari, il Texas. Il prossimo traguardo sarà quello. Spero. Sharon? È uno dei miei obiettivi.
riuscire ad andare in America. In Texas, magari ballare lì. E invece Francesca... Sì, anch'io come lei, sono stata in America, ma non... Però in tempi precedenti. Precedenti al ballo, purtroppo, sì. E quindi neanche tu hai colto la piena essenza. Niente, no. Del sud. Purtroppo no, però ci rifaremo, tutti insieme partiremo per l'America. Non si può capire un americano se non si fa questo tipo anche di esperienza, di ballo. Ma quindi capire la vera essenza dell'America, sì, della io cultura... Io credo di sì, credo proprio di sì. Anche nell'America proprio del confederata, ma anche la parte bostoniana, anche in Canada, cioè tutto una passione, è una passione per gli Stati Uniti, tu proprio colgo questa sì, passione noi siamo, a tutto noi siamo, anche per la storia. Noi siamo innamorati proprio, ci siamo innamorati di della musica, delle assonanze, dei ritmi, noi in macchina sentiamo musica country, anche perché la musica country, c'è il funky, c'è il pop, c'è dentro di tutto, c'è veramente, poi un little blues, c'è rumba, c'è ciaccia, c'è tutto, c'è rock, noi... Quindi come facciamo a non amare questo tipo di musica? È piena, ti riempie la vita, ti emoziona, ti rilassa, ti carica. Noi siamo sempre... Comunque il tuo percorso, stavi dicendo, quindi non è da tantissimo che... Allora, che per il country no, sono 3 anni, per il ballo sono 20. Cioè, è una vita, cioè veramente... I miei figli sono venuti dietro col passeggino, dormendo sotto i cappotti, sulle sedie messe a mo' di lettino. Cioè, la musica fa parte di tutti noi, non si può scindere quello che è l'evento, la serata. Noi si parla di tutto, ma ogni giorno non c'è un momento in cui comunque non un pensiero al country, a quello che facciamo stasera, vogliamo trovarci, vogliamo ballare, vogliamo mettere un altro ballo, un altro passo, mano sul cappello, non mano sul cappello, ma insomma è... Cioè voi vi alzate la mattina, uno dei primi pensieri sicuramente... Diciamo che accendiamo il computer e poi ci salutiamo con tutti gli altri ballerini d'Italia, questo sì. Ciao, come stai? Che hai fatto? Ieri com'è andata la serata? Ma ieri ho fatto questo passo, no, perché... Beh, questo va. Diciamo che magari ieri sera abbiamo ballato a 40 gradi e abbiamo fatto delle cose pazzesche. Quindi parlate. Questo sì, abbiamo ballato. No, ma io magari voglio usare questo passo più... Beh, i passi sono secondo coreografia. Magari parlate anche tecnicamente. Sì, anche. Magari sì, ci sentiamo, anche chiamiamo il coreografo per chiedere se abbiamo capito bene l'interpretazione di un passo, perché noi comunque abbiamo gli script dei balli e ci dobbiamo attenere allo script come è stato scritto, quindi alle regole. Sì, che magari gli script sono scritti in francese e in inglese, o anche ecco il catalano è scritto magari anche in spagnolo, e poi ce lo dobbiamo tradurre, a parte i nomi dei passi che sono internazionali, dobbiamo riuscire poi a capire bene come questo ballo si sviluppa. Quindi poi dobbiamo essere in grado di insegnarlo e poi loro di recepirlo, quindi anche questo è una sfida quotidiana, no? E non, si studia tutti i giorni, si studia per andare avanti, per migliorarci. Certo, anche perché voi dovete arrivare al livello massimo, il numero 7. Ma diciamo che tutti noi cerchiamo, sì, abbiamo degli obiettivi, ma comunque dobbiamo sempre migliorare, perché in tutte le cose bisogna studiare, perché più studi e più ti accorgi di quanto ancora di strada ce n'è da fare. Certo. Comunque questo è un ballo adatto un po' a tutti, cioè sì, si può iniziare a qualsiasi sì. età. Sì, assolutamente sì, ci sono i bambini che ballano dai 4-5 anni. Comunque sì, dalla quarta quinta elementare, bellissimi, bravissimi peraltro, fino a noi abbiamo tra la dunque la più piccolina 9 anni, il più grandicello ce ne ha 80. È in una effetti, coppia di 78-80 anni, quindi sono... Lo stavo per dire io, cioè senso, anche un anziano a 80 anni sì, può mettersi anche perché effettivamente sceglie il modo più o meno energetico di interpretare, di fare un po' di movimento. Sì, assolutamente sì, perché poi ognuno di noi in base alla propria preparazione atletica, gioventù,
perché le anniti insomma ci sono, ma non è solo un fatto di età, è un fatto anche di struttura fisica. Ci sono tante strutture, la normo peso, ma c'è anche la persona che ha un pochino più di peso e c'è anche la persona che è giovane o anziana. Quindi ognuno è un ballo adattabile a assolutamente tutti, sì. Sia la struttura fisica, l'età, ecco, esatto. Questo, pochi balli, poche danze hanno questa opportunità. Eh sì, e poi soprattutto è adatta a tutta la famiglia, questo è ricreare questa complicità all'interno della famiglia, dice andiamo tutti a divertirci. E dove andiamo? Dove? Balliamo country, sì. Facciamo una line dance tutti quanti. Tutti quanti insieme. No, ma in questi festival si vede proprio, certo. Parte l'amore per gli animali che tutti indistintamente hanno, il cane, il gatto, il cavallo, non parlo adesso del pesce rosso, della tartaruga, e pappagallo, però insomma diciamo che c'è questo amore proprio, questo ritorno alla natura, e quindi questo prevede anche che tutta la famigliola va a fare la gita. E tantissimi spazi aperti, con poco, perché ecco, abbigliamento jeans e maglietta, noi adesso siamo in tenuta white danger perché ci piace proprio, sì, stare, certo, in divisa, magari, ecco, noi abbiamo sempre la magliettina che ci connota, anche perché un pochino la gente non sa neppure chi siamo, sembriamo se no non so. Siete proprio, avete la vostra divisa, questa, sì, noi abbiamo la nostra divisa con il nostro marchio, ci piace questa cosa, però a prescindere da questo, maglietta, jeans, scarpa anche da tennis volendo, noi abbiamo gli stivali, ci piace portarli, estate, inverno, peraltro sono classici stivali, sfatiamo l'idea che qui dentro faccia più caldo che su un sandalo, perché comunque noi col calzettino di cotone dentro allo stivale, lo stivale poi rigido prende anche aria, tornati di moda, nel senso che al di là di chi balla il country o meno si vedono anche d'estate gli stivali, sì, gli stivaletti, però quindi magari con il tacco così, noi invece siamo quanti col tacco fisiologico per quello avere che problemi. Serve per ballare, sì, allora ragazze, progetti per il futuro, prendete il microfono. A parte arrivare a livello, ecco, Francesca passa subito la palla. A parte arrivare al numero 7. E sarà una lunga strada arrivare. Sarà una lunga strada. Sì, sarà molto lunga, però ce la faremo. No, progetti per il futuro. Ecco, adesso siamo in procinto di aprire questo corso a Teramo a settembre. E niente, vediamo come andrà. E poi. Ecco, quindi a Teramo aprirà proprio, sì, una sede dove, bene, sì, sì, sì. Io che sono di Teramo magari vi verrò a trovare. Ovviamente, ti aspettiamo. D'accordo. Sharon. Il nostro corso invece è già partito a fine maggio, noi siamo a Pescara e da settembre ci troverete nella nostra sede Baila Sandunghera, si chiama, in via Caracciolo 14 e comunque per tutte le informazioni basta andare su Facebook, sulla pagina Wild Angels Pescara. Certo. E invece Francesca va in America. L'America. Lei coinvolgere e riuscire a tirare dentro anche il marito. Ah, ecco, il marito non balla. No, lui mi segue. Allora la famiglia, no? No, sì, ma ci segue. Questi discorsi sulla famiglia. Ci segue. Sì, sì, ci segue. Ma viene sempre. Ci aiuta con la musica, ci aiuta con... Però non vuole ballare, vabbè. Diciamo che si presta ogni tanto quando proprio abbiamo bisogno, perché comunque i balli sono quelli semplici e in grado di farli. D'accordo, siamo arrivati alle battute conclusive. Francesca, il tuo futuro, vedo il viaggio in America, sì, in Texas, in Alabama, che dire di più? Balliamo country e siamo soprattutto felici e contenti, perché nella vita ci vuole anche un pochino di leggerezza, questo sì. Comunque ballate, non ha importanza che cosa, ma qualcosa dovete fare di movimento. Grazie ancora a tutte, grazie ancora a Francesca Fellini, grazie ancora alle ragazze, grazie per essere state qui con noi oggi. Noi con 45 giri, dopo questo excursus sul ballo country, ci ritroveremo la prossima settimana per un nuovo appuntamento. Arrivederci.